questa prima settimana ospita sette artisti e una facilitatrice che vivranno e permarranno a Mendrisio sul territorio offrendo diversi momenti di incontro. C'è una parola che risuona profondamente in questa settimana di lavoro e questa parola è fluidità. Sento proprio come se avessi percorso qualcosa che scorre o che è riuscito a scorrere all'interno di me, attraversandomi. Riuscendo proprio ad aderire a quella che è stata una grande richiesta del festival, soprattutto nella sua volontà di trasformarsi, di reinventarsi, quindi quella di riscoprire il valore profondo dell'essere un festival, quindi quello di abitare i luoghi, farli scoprire, conoscere attraverso l'artisticità, quindi riuscire ad abitare i luoghi con pratiche corporee ed esercizi ludici nella piena apertura. Quando sento che c'è bisogno. Ho detto proprio la spalla che si chiude. È stato molto interessante per me accompagnare sette danzatori e danzatrici in un processo creativo anche attraverso gli strumenti della facilitazione. Io invece appunto avevo questo sguardo e questo ruolo che aveva delle risonanze rispetto appunto alla creatività, nel senso che quello che ho provato a portare anche a livello di facilitazione è stato anche un processo creativo mio rispetto agli strumenti di facilitazione che proponevo e un'apertura alla possibilità, al cambiamento, al processo che era uguale alla loro. Abbiamo bisogno di tutti i sì. Una modalità di fare un processo creativo che non sia guidato direttamente da una sola persona e che quindi fosse come questi dispositivi di lavoro hanno fatto sì che il gruppo potesse evolvere e prendere delle decisioni e che alla fine fossero realmente delle decisioni condivise. Entrare nei processi artistici degli altri artisti, cercare di capirli senza giudizio, senza alcun tipo di prospettiva di prodotto. E semplicemente stare insieme per ragionare su cosa significa il nostro lavoro, su cosa significa creare, cosa significa per noi alla fine stare nel mondo. Nel specifico per me era molto interessante perché non sono ballerino ed ero con ballerini molto avanzati, molto incarnati. Potuto vederli lavorare, condividere con me la loro pratica, che era una grande chance. Incorporare anche con dei dettagli che una persona o l'altra. Ah, Noè! Accetta, accetta! Era la gamba che hai tenuto 10 minuti l'altro giorno. Che fosse un processo che non ci mantenesse in una zona di comfort o di comodità.
chiede proprio di cercare di trasformare una modalità di stare insieme e di agire. Parliamo di comunità, di stare insieme, di creare una piccolissima tribù di artisti che hanno diverse capacità, chi sa accendere il fuoco, chi sa prendere il secchio con l'acqua. E quindi creare società è stato per me il valore più forte di questo nuovo formato del Ticino in Dance. Guarda chi sta fumando il coro. Lo dico, è caldissimo. Sta fumando il coro, ragazzi. È caldo. Caldino, dai. Deve essere per...